Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con HTC Titan, sulla diciamo, variante al momento più grande di Windows Phone, e abbiamo poi anche un Nokia 701, decisamente più compatto. Il Titan ha 4,7 pollici di schermo, praticamente è una quasi tavola da surf, insomma, è al limite della tascabilità oggettivamente, perché avete 4,7 pollici più la cornice e i tasti virtuali. Il 701 invece è decisamente più tascabile. Facciamo questa rapida demo video, ovviamente noi pubblicheremo così come se ne escono i video, senza ovviamente metterci mano. Facciamo questa demo video di sera. Diamo ora di mettere a fuoco qualcosa di presente alla luce. Eccoci qui. Finalmente anche il Titan ha preso il fuoco. Ovviamente la nostra demo durerà circa 3 minuti come lo standard, tanto andare oltre non avrebbe, secondo me, particolare senso. Per quanto riguarda le camere, sono entrambe poi facilmente giudicabili da voi, proprio perché i prodotti video che escono da entrambi, così come escono, vengono caricati online. La visione dei video è leggermente migliore sullo schermo del Titan, un attimo più luminosa. Bisognerà poi giudicare sul computer quale dei due produce il miglior risultato. Vediamo ora di mostrare la bontà di ripresa su soggetti particolarmente sottili. Vediamo ora, vi facciamo vedere un attimo come si comporta con un fascio, un semplice fascio laser. È un prodotto che potete comprare anche voi su eBay. Siamo in due, io e Viscardi che... Ma dove caspita? A vista il puntino verde che viene a generarsi è più che visibile. Su HTC Titan lo individuate sul palazzo in fondo, in testa. Su 701 si abbozza or ora il puntino, quindi finalmente siamo riusciti a vederlo. Questo laser tascabile per le presentazioni, non stiamo utilizzando nessuna cosa che non sia appunto una cinesata. E il puntino e la traccia sono visibili su HTC Titan. Sullo schermo del 701, francamente, non riesco a individuare la traccia, ma solo il puntino finale. Vedremo poi a schermo sul computer cosa se ne esce. I 3 minuti e mezzo li abbiamo raggiunti, pertanto vi salutiamo. Ci vediamo online e vi invitiamo a seguirci attraverso il sito web 4mobiles.info, e mi raccomando, seguiteci anche attraverso i nostri canali social. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online. Un saluto, a presto da Giuseppe Ragazzino.